Bene, diamo inizio. Lui vuole fermarsi. No. Voleva poi conoscerla in quello senso. Si fermerà anche lui, sì. Anche a sentire. Bene, cominciamo questo secondo appuntamento, una nuova proposta di invito alla lettura che riguarda la figura di Giovanni Testori e attraverso il libro pubblicato da Interlinea che si intitola Testori, Maestro no. Si tratta di un piccolo libro ma molto prezioso perché contiene una ampia intervista inedita a Giovanni Testori con il contributo anche di Giovanni Raboni, critico letterario e teatrale di Milano, un contributo di Franco Branciaroli e un breve pensiero, una breve dedica di Lalla Romano, scrittrice e poetessa milanese che per molti anni ha vissuto a Milano e è recentemente scomparsa. Tutto questo lavoro è stato svolto da Antonio Ria, che ringraziamo per essere venuto qui al meeting direttamente. Grazie. Per presentare sì questo suo lavoro di intervista e di unione di altri contributi, ma soprattutto anche per raccontarci del suo incontro con Giovanni Testori. Qui al meeting per tanti anni abbiamo avuto Giovanni come nostro ospite da quando in un certo momento degli anni Ottanta ha incontrato alcuni giovani universitari aderenti a Comunione e Liberazione e con essi ha iniziato un cammino di amicizia così intenso e grande da far nascere molte di quelle opere che oggi sono cresciute, opere culturali. Parlo del Teatro degli Incamminati, parlo dello stesso Centro Culturale San Carlo allora e Centro Culturale di Milano oggi, che ha cambiato nome negli anni 90, e altre ancora. Tanto che la figura di Giovanni Testori è interessante oggi riscoprirla attraverso un'altra testimonianza che io personalmente, credo anche voi, non abbiamo avuto l'occasione di ascoltare. Dunque un'altra sensibilità, un'altra storia, un'altra formazione, perché con Testori sono state e si sono accompagnate persone davvero di grande diversità di provenienza. Questo lo dico non per sottolineare la diversità, che è una singolarità bella, quanto per testimoniare la capacità di Testori di trovare in tante esperienze, in tanti accenti, qualcosa come da far crescere. Chi è Antonio Ria, che è qui con noi, ha una formazione complessa, forse anche simile a quella di Testori, che era critico d'arte, scrittore teatrale, poeta, in parte anche pittore. Antonio Ria è fotografo, giornalista, attualmente saggista e si è formato a Bari studiando filosofia del linguaggio e poi teologia all'Università Gregoriana di Roma. Ha svolto e svolge tuttora un'attività di fotografo che si è impegnata moltissimo nella ricerca etnofotografica anche delle sorgenti della religiosità popolare in Italia e in Europa, e adesso si è accompagnato anche con un lavoro di valorizzazione critica e di creazione di eventi su questa arte della fotografia. Recentemente a Milano ha dato vita al serie di convegni sulla ricerca religiosa nella letteratura europea del Novecento, e dunque questa è forse la chiave di lettura con cui Ria entra in queste espressioni
dell'umanità, la fotografia e la letteratura, con questa chiave legata al senso religioso che ci sente vicini a lui molto. Con Lalla Romano, questa poetessa e grande scrittrice del nostro Novecento, che ha vissuto a lungo e ha segnato pagine importanti della nostra storia della letteratura, ha vissuto insieme, ha collaborato e oggi cura una neofondazione legata a Lalla Romano che tende a radunare, a collocare, a dare ragione di tutte le lettere, gli scritti di questa grande scrittrice. Bene, vi facciamo un applauso. Oggi l'abbiamo già fatto. Vorrei chiederti, prima accennavo al nostro incontro con Testore, anche mio personale, con questo grande amico, e noi non lo chiamavamo, ma posteriormente l'abbiamo sempre considerato un maestro. Un maestro proprio perché ha fatto nascere delle cose tra noi in anni in cui era quasi Milano e molta parte d'Italia un po' un deserto di figure da seguire, ecco, maestro come figura da seguire, persona da seguire in cui trovare qualcosa di sé da far nascere, da far crescere. Testore è stato questo per noi. Allora partiamo dal titolo, questo maestro no, che evidentemente credo che sia un paradosso. Ti lascio la parola per questo inizio di racconto a cui, per chi vorrà, magari si potrà fare anche qualche domanda. Grazie. Grazie soprattutto a voi che mi ascoltate, che siete rimasti, e grazie a Camillo Fornasieri di questa lunga presentazione. Ecco, prima di rispondere alla domanda del titolo, vorrei brevemente dire come io ho incontrato Testori, come l'ho avvicinato, in che occasioni, quando. Ecco, proprio trasferendomi a Milano a vivere con Lalla Romano nell'86-87, Testori aveva lo studio in via Brera, quasi di fronte all'Alla Romano, e quindi lo vedevo di frequente, lo incontravamo di frequente. Era un personaggio sempre accogliente, sempre con le braccia aperte, sempre disponibile agli incontri. Tra i due scrittori, fra Lalla Romano e Testori, c'era una reciproca venerazione e dall'altro lato anche una reciproca tenerezza. E Lalla Romano in uno scritto ha chiamato Testori il peccatore, fra virgolette, perché Testori si chiamava il peccatore dagli occhi trasparenti di bambino. Ecco, chi ha conosciuto Testori si ricorda gli occhi di Testori, che erano appunto proprio lo specchio profondo della sua spiritualità, così, come dire, umanamente ricca, ma nel medesimo tempo anche così cristallina, così adamantina, così pura nel sentire la vita, l'arte, la letteratura, la spiritualità. E certo, Testori è stato subito dimenticato appena è morto 11 anni fa, perché la società culturale si è sbarazzata felicemente di un personaggio scomodo come lui, che appunto spiazzava sempre, che molte volte pungolava anche la Chiesa, anche i credenti. Ecco, recentemente è stata proprio l'occasione del 10° anniversario della sua scomparsa che ha creato una voglia di riscoprire Testori nelle sue molteplici ricchezze, che sono state prima ricordate, sono state fatte l'anno scorso in giro per l'Italia delle mostre sulle sue opere pittoriche, perché Testori nasce come pittore, insieme come critico d'arte, del suo teatro sono state fatte molte rappresentazioni, una viene fatta adesso ancora in Piemonte in questi giorni, delle scoperte dei suoi romanzi e delle sue poesie. Pochi conoscono le poesie di Testori. È stata data al Piccolo di Milano recentemente una lettura straordinaria delle sue poesie. Ecco, cosa ci manca di Testori a oltre 10 anni dalla sua morte? Franco Branciaroli, che appunto è stato l'attore preferito di Testori, e l'avete avuto anche qui all'inaugurazione del meeting domenica scorsa, Franco Branciaroli, quando io gli ho posto questa domanda, cosa ti manca a te di Testori, ha risposto: di Testori mi manca il polemista pubblico. Testori, a proposito o a sproposito, interveniva, faceva sentire la sua voce. Oggi c'è il silenzio totale, nessuno si espone. E poi avrei voluto vedere, se fosse vissuto, fino a che punto sarebbe potuta arrivare la strategia di ignorarlo. E che cosa avrebbe scritto ancora? Quale forma avrebbe trovato? Questo mi manca.
Testori era un grande patriarca culturale, una guida. Era una di quelle figure che Cellini chiamava le autorità. Oggi le autorità sono sostituite dalla gente comune. Testori era un uomo straordinario. Se scompare un uomo straordinario, inevitabilmente ti manca. Che cos'è allora questo libretto, pubblicato da Interlinea appunto e a conclusione della celebrazione per il decennale della morte? Ecco, è un piccolo libretto, ma che vuole dare un contributo di riscoperta di quella che è stata la ricchezza della figura di Testori. E In Exitu, che è un libro tra i più forti di Testori, è stato trasformato poi proprio da Branciaroli in teatro. Questo libro nasce proprio dalla rappresentazione teatrale fatta alla Stazione Centrale di Milano il 13 dicembre dell'88, quando per la prima volta Testori, insieme con Branciaroli, proprio nel salone, interpreta quello che il libro narrava, cioè l'ultima dose di droga di questo ragazzo e la sua morte proprio nella Stazione Centrale di Milano. E questo spettacolo di Branciaroli e Testori insieme in scena era stato molto contestato alla prima, alla Pergola di Firenze. E invece lì a Milano, in quella situazione, diventò un evento. Cioè non era una rappresentazione teatrale, ma era qualcosa che, mentre la si diceva, creava. Una parola che si incarnava e che si incarna nella vita. Quindi, dovendo seguire questo evento per la Radio Svizzera, chiesi poi a Testori di poterlo intervistare, di poter parlare a lungo con lui, di cercare di capire meglio questa via crucis di Riboldi Gino drogato, che proprio nella Stazione Centrale di Milano consuma la sua ultima dose di eroina e trova la morte. Da qui quindi partiva quell'accusa violenta alla società e quella interpretazione di Testori di questa morte. Ecco, mi si chiedeva: perché questo titolo? Il titolo nasce proprio dall'inizio dell'intervista. Io, come tutti i giornalisti che si accostano a una grande personalità, iniziai la mia intervista con questa domanda. Nella sua opera In Exitu, lei ha inteso rappresentare le tappe di una via crucis disperata di un drogato verso la morte. Quali sono queste tappe, maestro? E lui subito: maestro no, Testori. Ecco, da questo maestro no, questa irruzione di Testori di fronte all'essere chiamato maestro, nasce il titolo del libro Maestro No, che è una lunga intervista, come è stato ricordato, in cui appunto emergono anche elementi nuovi, inediti della personalità artistica e umana di Testori. Ecco, durante l'intervista lui era molto scosso da quell'esperienza avuta il giorno prima e mi diede appuntamento alle 8 del mattino perché era molto impegnato e parlò con estrema sincerità, radicalizzando al massimo le sue idee che, come già sapete, erano già molto radicali. Fu quasi una confessione estrema. Ecco, c'è in questa intervista il Testori, da un lato, come era lui sempre, provocatorio e tenero, drammatico e polemico, blasfemo e profondamente religioso. Il Testori che denuncia la società e con questo grido molto forte. Credo che isolare, ghettizzare i drogati, tutti gli uomini che la società emargina, che dice che non vuole emarginare e poi emargina per indifferenza, è veramente la vergogna più terribile per loro e per noi. Quindi una denuncia forte. Ecco, il libro, come è stato ricordato prima, anche si compone con la presenza di tre testimoni che erano tre presenti in quell'evento di quella sera alla Stazione Centrale di Milano. Quindi Franco Branciaroli, che era l'attore, e voglio soltanto citare l'inizio della sua testimonianza. Branciaroli appunto inizia proprio così, dicendo: una cosa che non ho mai trovato leggendo le analisi critiche sui personaggi di Testori, come Riboldi Gino in Exitu, è il fatto che sono dei risorti, sono morti che parlano. Riboldi Gino addirittura alla fine racconta la propria morte. In questo libro c'è anche una testimonianza di Lalla Romano, che scrisse appunto un piccolo saggio, un testo
intitolato Il miasma del sacro, che si concludeva con una domanda: estrema abiezione come estrema salvezza? C'è poi l'introduzione di Raboni, voi sapete, critico teatrale, poeta, che impreziosisce ancora il volume, e Raboni sottolinea appunto lo straordinario interesse del documento con un distacco dalla sua data reale che non fa che renderlo, a mio avviso, più tempestivo e comunque più necessario. Ecco quindi come è fatta la struttura del piccolo volume. Il mio è una lettura del testo, per sintesi, in modo da invitare alla lettura poi più complessa. Scelgo soltanto dall'intervista di Testori tre aspetti che mi sembrano determinanti per il suo modo anche complessivo di vedere l'arte, la realtà, la vita, la religione e l'impegno cristiano, che sono tre punti di estrema attualità: il senso della letteratura oggi, il rapporto fra insurrezione e resurrezione e infine la centralità dell'aspetto cristico che ha la visione di Testori, non tanto cristiano quanto cristico, cioè proprio la cristicità della sua visione del mondo. Ecco, partiamo proprio dal senso della letteratura, continuando l'introduzione di Testori, che sottolineava che per Testori, l'introduzione di Raboni, che sottolineava che per Testori la letteratura non può essere altro che la messa in gioco, la messa a rischio della letteratura. E Testori nell'intervista così appunto vedeva la letteratura. Dice: se la letteratura è quella che si legge oggi, quella consacrata come letteratura, veramente non mi tocca più. Tra mitologie greche che ritorno come se fossimo in un neoclassicismo da piccoli Canova, che non hanno nemmeno la perfezione di Canova, si riferiva a un libro recente di Calasso che era uscito sulle questioni religiose. Tra penduli di Foucault, si riferiva ben inteso a Umberto Eco. Ecco, se questa è la letteratura, io la lascio e riconosco di non essere uno scrittore. Per me la letteratura è la messa in gioco della letteratura, la messa a rischio della letteratura. Non è rassicurare sotto l'esemplarità di uno stile, di una forma persuasa. Di che poi? La letteratura come messa in gioco, come messa in rischio, non come rassicurazione di qualcosa. L'altro aspetto è il rapporto fra insurrezione, cioè fra contrasto, disimpegno con l'imposizione del potere e resurrezione. Ecco, così imposta questo rapporto abbastanza inedito nella visione che Testori ha della vita, della letteratura e della religione, dell'essere cristiano. La mia domanda diceva: Testori, da questa notte, da questa morte, come riesce lei a vedere l'alba, la luce, la vita? E lui rispose: non è che io la veda, è Cristo che la fa vedere, è l'uomo che la fa vedere, è il Cristo nell'uomo, il Cristo che è diventato uomo, è l'uomo sofferente. Io non credo che ci sia altra strada, di questo sono sicuro, se non quella percorsa da lui, il dolore assunto. Quel dolore che dobbiamo fare di tutto per cancellare, per rendere meno terribile. Solo attraverso la vita vissuta fino in fondo, ma non per diventare potenti, per diventare dominatori, proprio come vita vissuta, qualunque sia, anche la peggiore, ora per ora, solo così nasce la speranza. Bisogna andare sulla croce per risorgere. Allora quella resurrezione è anche insurrezione. Lo dicevo l'altra sera a un ragazzo di Radio Popolare, insieme a Comunione e Liberazione, anche se di segno contrario, quelli di Radio Popolare sono tra gli ultimi giovani che hanno una capacità di movimento in questo appiattimento terribile a cui ci siamo ridotti. Mi chiedeva: come mai questo Cristo? E perché dentro tutti? E chi ci ha insegnato, chi promuove in noi due cose che secondo me sono indivisibili:
l'insurrezione nella storia, l'insorgere nella storia contro il potere che vuole accecare, che vuole livellare, che vuole omologare l'uomo, che vuole ridurre le sue leggi ai suoi giochi economici, perfidi anche tecnologici. Quindi l'insurrezione e la resurrezione sono due cose che non si possono slegare. Solo insorgendo l'uomo può risorgere e solo risorgendo l'uomo può insorgere. Ecco, pensate di che intensità teologica, spirituale, anche artistica è questa intuizione di Testori. E mi piace citare anche il commento di Branciaroli, che proprio commentando questa frase ha dato questa testimonianza. L'affermazione, siamo a Franco Branciaroli, l'affermazione di Testori per cui resurrezione è uguale a insurrezione, e cioè che non si insorge se non si risorge, trova riscontro nei suoi testi, proprio da un punto di vista strutturale, perché gli eroi di Testori sono dei risorti, persone che sono già morte, e la rappresentazione avviene con morti risorti in scena. La scena è un luogo dove la carne può risorgere, e se la carne può risorgere, allora la carne diventa verbo. La teoria teatrale di Testori è proprio questa. L'attore dovrebbe tendere a fare della carne verbo. Ecco, pensate di quale profondità possono essere queste intuizioni dette in un colloquio, che coinvolgono, ripeto, la teologia, la visione del mondo cristiano, ma anche, come suggerisce Branciaroli, anche proprio la struttura lessicale, verbale, quella che è la poetica dei testi testoriani. Legata a questo rapporto fra insurrezione e resurrezione è la profonda cristicità di Testori, che così appunto la definisce. È Cristo che l'accoglie nelle sue braccia. Stiamo parlando appunto del drogato che muore. È Cristo che l'accoglie nelle sue braccia e che ha colto tutte le sue sofferenze, il Cristo che è nell'uomo, che capisce. Cominciamo anche un po' prima. Questa cristicità, cioè questa inevitabilità di Cristo nel mondo, che si consuma, si realizza e diventa resurrezione nella figura di questo ragazzo. Questo Cristo che egli vive, che Riboldigino vive anche nella abiezione, non dimenticando mai di essere un uomo, mentre la società vorrebbe che tutti i deietti, gli umili, i sofferenti, i drogati, non fossero nemmeno più considerati uomini. Lui propone questa sua umanità totale e anche questa sua totale, bestemmiata, blasfema cristicità. E gli dà questo dono di tenerezza. Alla fine viene accolto da Cristo. È Cristo che l'accoglie nelle sue braccia e che ha colto tutte le sue sofferenze. Il Cristo che è nell'uomo e che capisce, l'ha stretto, l'ha portato. È un cammino orrendo dentro cui si apre una sorta di speranza. Ecco, questa è la traiettoria. Ma io gli domando, Testori, questa identificazione fra Riboldigino e Cristo stesso, questa identificazione totale, assoluta, che a molti è sembrata blasfema, lei come la giustifica? Ecco la risposta di Testori. Io non la giustifico, io non giustifico niente io. Questa identificazione è blasfema perché il protagonista usa a un certo punto la bestemmia per invocare Cristo nella sua cecità, nella sua aberrazione, nella sua desolazione. Ma non l'ho inventata io. È Cristo che nel Vangelo non dice io sono come o io sono vicino a un carcerato e tu sei venuto a trovarmi. Io ero vicino
ero come l'ammalato e tu sei venuto a trovarmi, io ero vicino o come l'affamato e tu mi hai dato da mangiare, ma dice: io ero carcerato, tu sei venuto a trovarmi, io ero affamato e tu mi hai dato da mangiare, io ero ammalato e tu sei venuto a trovarmi. Quindi c'è la coincidenza, non la similitudine. E questa coincidenza io l'avverto sempre, perché l'incarnazione per me è questo, non per me, è questo. Ecco, quindi vedete come il discorso di Testori si articola con una ricchezza veramente straordinaria, sia dal punto di vista teologico, sia dal punto di vista letterario, sia da una visione del mondo che scaturisce dall'ascolto del sofferente, del povero, del reietto, quella sua dimestichezza che aveva con questi ragazzi che soffrivano, e nasce all'interno di una visione teologica, cristiana, di grande profondità. Quindi qual è il messaggio di Testori? Uso quella che è stata l'interpretazione di Lalla Romano citata prima. Il messaggio consistente in ogni parola, urlo, suono, rimbombo, luce, penombra, spazio, e nella sommessa trepida dizione di Testori era quello che doveva essere, non un nuovo modo di fare teatro, ma una chiamata di responsabilità per ognuno. Era, doveva essere un messaggio cristiano, anzi, come dice Testori, cristico. Il ragazzo derelitto, corrotto, drogato, proprio in quanto tale, era Cristo. Ecco allora la domanda finale del saggio di Lalla Romano: estrema abiezione come estrema salvezza? Quindi un messaggio che diventa annuncio al di là del fatto soltanto della droga. Mi diceva Testori: io non vorrei che si limitasse l'annuncio, perché lo stesso protagonista a un certo punto lo grida. Lui non parla solo dei drogati, parla in nome di tutti i deietti, dei fregati, degli ostiati, carcinomati. Cioè parla in nome di tutti. E allora grida: tu, puntando l'indice nel momento dell'Apocalisse contro il pubblico in cui vede la società, tu che hai negato il sangue, tu che hai negato la carne, cioè l'incarnazione, la creazione di Dio, tu la pagherai. Ma è Lui che la paga. Lui l'ha già pagata. L'ha pagata. Ma Lui è salvo. Lui alla fine è un santo, perché chi viene accolto da Dio nell'Eterno è un santo. Ecco come si può appunto leggere questo piccolo libretto, quali ricchezze può avere. Ecco, io potrei fermarmi qui un attimo se si richiede opportuno di farmi qualche domanda. Abbiamo forse 5 minuti prima di leggere poi una conclusione. Grazie. Sì, grazie. No, ringrazio Ria, perché ha ripreso forse proprio il punto sintetico che ci aiuta anche a tenere desta la memoria di Testori, nel senso che questa sottolineatura che qualsiasi punto estremo della vita, anche quello che per noi della società è considerato come il più perso, no? Come il più lontano ed inguaribile, come può essere quello di un dolore o quello di una quasi di una giusta pena vissuta in vita per un'azione, no, non giusta commessa o per una devianza. Ecco, questo ricollegare questo punto all'origine, quello che lui chiamava sempre il padre, perché prima di questo In Exitu dedicato a questo Gino Riboldi, giovane, drogato e disperato, aveva dedicato molti temi sul padre, sulla dimenticanza del padre della nostra società. Io ti ringrazio per aver messo in luce dell'intervista questo punto che mi pare importante. Volevo tornare, fare io due piccoli spunti.
abbiamo sentito il tema della insurrezione, che oggi è appunto andare contro, no? Cioè insorgere è andare contro in base anche a un'idea che troviamo in noi, no? E la resurrezione, che emergere da, quindi essere portati da qualcos'altro. C'è Branciaroli che ne dà, secondo me, una chiave di lettura che interessante, perché dice non si insorge se non si risorge. Non fa tutti e due gli elementi come invece Giovanni faceva e forse qui descrive, cioè che insorgendo si risorge e risorgendosi insorge. Che lui ha sempre questo tema di opporsi a questa ipocrisia, perché la società di oggi è indubbiamente farisaica, e mettiamoci anche noi stessi però, perché la mia seconda domanda poi c'entra. Mi ha colpito questo fatto che per insorgere, cioè per provocare un cambiamento nella vita, occorre entrare in quella dinamica di obbedienza e di incontro che è la resurrezione. Cioè la insurrezione non è mai solo un gesto nostro, non può essere un gesto nostro, perché credo che sarebbe ancora una volta farisaico, ancora una volta ipocrita, perché c'è sempre qualcosa che teniamo nascosto, no? Sì. Che teniamo in pace in una cassaforte, no? Ecco, questa è una cosa. E l'altra è un po' collegata. Branciaroli dice: cosa mi manca? Mi manca uno che, il polemista pubblico, comunque uno che diceva anche nei luoghi dove si può solamente applaudire, nel banalissimo esempio, se oggi voi andate a una rappresentazione musicale non si può fischiare, non sta bene, anche se è stata brutta, non si può dissentire dal lavoro che qualcuno ha fatto, è impossibile, da questo livello proprio minimo a quello un po' più profondo, dove la cultura è un posto dove ci si elogia a vicenda, dove la cultura non è la tensione alla verità. Arrivare a un punto essenziale, ecco, questa è una domanda che faccio anche a te come persona al centro anche del fare culturale. Il primo aspetto è fondamentale appunto nella visione, e secondo me anche originale nella visione di Testori, cioè è una profondità anche della visione cristiana, che non è soltanto legata all'elemento spirituale, quindi della resurrezione, all'elemento cristico, perché nessun uomo può risorgere da solo, quindi l'elemento di grande profondità spirituale e religiosa, ma d'altra parte non ha senso questa affidarsi al dono della risurrezione se dall'altro lato non c'è l'impegno dell'uomo verso l'insurrezione. Ecco, sono due aspetti di un cristianesimo impegnato nella realtà sociale, contro il potere, l'insurrezione, ma nel medesimo tempo senza perdere quella radicalità cristica, religiosa, che molto cristianesimo sociale per strada ha perso. Noi sappiamo che Testori era molto critico verso un cristianesimo d'impegno sociale soltanto, però metteva anche in guardia verso un cristianesimo sondato soltanto sul spiritualismo, cioè senza una radicalità. Testori vedeva l'incarnazione in un modo veramente serio, vedeva l'incarnazione come fatto fondante l'essere cristiano, l'essere religioso e per lui l'essere artista. La sua radicalità anche artistica nel dipingere, nello scrivere, questo uso per esempio della bestemmia come invocazione a Cristo, ci sono nei testi di Testori la bestemmia come invocazione a Cristo. Ecco, questa radicalità profonda lo si capisce proprio all'interno di questo estremo bisogno dei due aspetti dell'essere uomo e dell'essere credente, dell'essere cristiano e dell'essere artista. Mai accontentarsi del dono che il potere ti può fare, mai accontentarsi dell'applauso che le masse ti possono fare, saper sempre insorgere contro il potere, contro l'ipocrisia, contro il modo di vedere massificato le realtà, ma senza mai dimenticare che tutto questo acquista un valore dal punto di vista della fede cristiana se radicato in questa fede nella risurrezione. Sarà poi un altro a trasformare la tua insurrezione in resurrezione. Ma non ci può essere risurrezione vera
se non c'è insurrezione, se non c'è questo profondo apporto di mettersi in gioco continuamente, anche come letterato. Abbiamo sentito la sua idea della letteratura, non come qualcosa che può appiattire, che può dare consolazione, ma come qualcosa che può mettere in gioco se stessi, la realtà e il mondo in cui si vive. L'altra domanda è il discorso appunto della mancanza, come diceva Branciaroli, della mancanza oggi di autoritas, della mancanza di persone, di intellettuali che possono mettere in gioco, che possono contestare. Non è un caso, per esempio, che Testori ha preso il posto di Pasolini come commentatore sulla prima pagina del Corriere della Sera. Cioè, per molti anni Testori ha svolto sul Corriere della Sera una funzione di testimone civile nella realtà sociale dell'Italia, che l'aveva svolto per molti anni Pasolini prima di lui. Ecco, ci mancano, a noi oggi ci mancano questi testimoni coraggiosi che vanno controcorrente, che non hanno paura di perdere l'audience, come si dice adesso, che non hanno paura poi che se dici certe cose non vai più in televisione e quindi non esisti, perché oggi se non vai in televisione non esisti. Oggi ci mancano questi intellettuali che non guardano al successo, ma che guardano appunto al senso, al valore di una presenza letteraria, artistica, di intellettuale che abbia appunto questo senso di stimolo, di messa in gioco all'interno della società. Grazie, grazie. Non so se ci sono altre domande. Ecco. Facciamo una perché dopo il tempo. Poi concludo. Aspetti un attimo che c'è il microfono, gentilmente dato. Grazie. Lettore sia di Lalla Romano che di Testori, lettore e anche ammiratore, mi interessa molto la questione dei rapporti tra di loro due, ma non soltanto dell'amicizia e della stima, che come è stato detto è stata molto non forte, mi interessa qualcosa di più, quasi una testimonianza. Ecco, ad esempio, nel rapporto di Lalla Romano con Testori c'è stata una cesura, in che senso, tra il Testori del prima della conversione e del Testori no dopo la conversione, e se questa conversione e il modo anche di testimoniarla in questa maniera così forte e tragica, no, di Testori ha poi destato un interesse forte, e lei può testimoniarlo, che è stato vicino fino alla morte a questa nostra grande scrittrice. Certo. Ecco, questo volevo chiedere. Grazie della domanda. La risposta lei la trova proprio nel breve saggio che Lara Romano ha scritto vedendo in esito alla sessione centrale di Milano, cercando di capire, perché Lara Romano, appena sono andato a fare l'intervista, prima che poi andassi in onda, è andata in onda dopo un paio di mesi, ha voluto ascoltare subito l'intervista, e difatti nel suo saggio la cita, pochi giorni dopo un'intervista confessione Testori con la sua passione di salvezza urgente, immediata, e perciò accusatore non solo dei vari tradimenti, durezze, delitti della città, ma anche delle frivolezze culturali, estetizzanti, disse ancora qualcosa per me. Ecco, quindi Lalla Romano era coinvolta nel messaggio di Testori, con ovvio riferimento a un'opera che lei stava appunto leggendo. Ecco, quindi in queste frasi trova l'identificazione fra le due visioni del mondo, quindi i tradimenti, le durezze, i delitti, le frivolezze culturali, erano entrambi contrari alle frivolezze culturali. Ecco, Lalla Romano non a caso appunto intitola questo suo breve saggio Il miasma del sacro, perché attraverso Testori capisce come il sacro, no, sta proprio qui, dice tutto lì. Questa radicalità cristiana, anzi cristica, il sacro è lì, prendere o lasciare. E le domande con cui lei finisce il suo breve saggio, no, dice lui è stato seviziato, eccetera, forse l'estrema abiezione come estrema salvezza. Quindi Lalla Romano viene molto coinvolta da questa lettura, diciamo, estrema del sacro da parte di Testori. Viene molto coinvolta e molto ci riflette molto, ecco. E in qualche modo abbraccia
questa estrema radicalità del sacro, della religione, della fede che Testori appunto ha testimoniato. Ecco. Io volevo soltanto finire con una sintesi che non è mia, ma di una lettura fatta da Curzia Ferrari, che in qualche modo descrive bene in due minuti tutto quello che abbiamo detto adesso in mezz'ora. Ecco Testori, un uomo che ha distrutto tutte le parvenze del tradizionalismo, le lustre, gli inganni del buonsenso modellato su una verità fatticcia, per dibattersi come una mosca in un barattolo alla ricerca della verità interna, difficile, talora disperata. In Exitu, al di là della sfida letteraria innescata dal linguaggio italiano-latino dialettale, è un documento umano di eccezionale attualità che mira alla fosforescenza dell'anima invischiata nell'errore, nel male di vivere degli emarginati. Testori era un cristiano, credente, convertito, straziantemente contrabbandato per blasfemo, solo perché, lo dice lui stesso, talvolta usava la bestemmia per invocare un Cristo all'apparenza assente. Il suo rapporto con i drogati, i laceri, i rifiutati della società non era episodico, con furore analitico ne cerca i rovesci e ne estrae, a dirla con l'alla romano, il miasma del sacro, sino al punto da far raccontare al protagonista la propria morte, quella cosa alla quale la gente da bene non pensa mai e se la pensa è per subito rifiutarla. Franco Branciaroli, che mise in scena ciò che era nato come romanzo, sottolinea il senso del più grande mistero cristiano. I morti che parlano sono dei risorti. Testori, il maestro no, forse accolto nella sua frequentazione degli emarginati, nel drogato che ha trovato morto su una panchina in una gelida alba invernale, forse accolto la voce che veniva da un mondo altro, quella che udirono gli apostoli, non riconoscendola sulla strada di Emmaus? Grazie. Grazie Ria. Se volete all'uscita c'è il libro e anche eventuale autografo. Grazie. Vedete domani.